userò questo cartoncino qui e questo è proprio un acquerellabile che presi tempo fa, quelli delle belle arti. È di grammatura 300 e sono quegli aquacolor della Canson, mi sembra, adesso non mi ricordo. E io userò questo per fare la tag. E così iniziamo. Allora, siccome i fiori sono sui toni dell'arancione giallo e ho messo anche qualche rosa, facciamo uno sfondo, diciamo, tipo questo. Tipo questo, così. E iniziamo, come ho detto, io adesso uso questa base qui, scelgo i miei colori. Questo, scelgo questo, metterò questo, facciamo questi e infine metto il marrone in fondo. Allora, iniziamo. Incomincio a sporcare la base. Ora qui ho usato l'orange, il lime, lo spice, il gold e il moss che mettiamo. Ecco qua. Ora facciamo sempre come prima. Diamo abbastanza acqua. Prendiamo il nostro cartoncino e iniziamo a strisciare in questa maniera in modo da far asciugare, da far prendere su tutta l'acqua. Vedete? Il cartoncino una volta che è asciutto si stende. Io generalmente se rimane un po' piegato gli do anche col ferro da stiro, però non ha importanza, vedete? Ora rifacciamo la stessa cosa ancora e mettiamoci anche un po' più di marrone. Adesso io lo faccio logicamente così, poi ognuno fa i colori che gli piace. Questa è solo, io vi dico solo una tecnica, poi dopo sta nella vostra fantasia. Se dietro si sporca, io in genere per fare questa tag qui poi gli metterò un adesivo in modo che comunque serve per scrivere e non si vede che si è sporcato. Bene, ora fatto questo, prendiamo il colore marrone e lo diamo un po' negli angoli. Così, così, anzi prendo anche un po' di questo marrone qua, un po' di questo, prendo anche il Burgundy, è un colore rosso, più scuro. No, è tipo marrone, no, scusate. E ne diamo un po' così. Ora prendiamo l'acqua.
Ora, fatto questo, gli voglio dare quell'effetto macchiato come è in questo. Quindi prendo l'acqua, il mio pennello, lo bagno e faccio in questo modo e faccio scendere delle gocce sul mio sfondo. Vi ho fatto un altro con il sale, se ne può fare in tante maniere. Poi prendiamo un pezzo di Scottis e tamponiamo dove abbiamo. Vedete? Se ne vogliamo di più, arriviamo. Iniziamo con la decorazione. Anzi, voglio fare una cosa. Prendo un po' di rosso più scuro, gli metto un po' d'acqua, lo prendo su col pennello e spruzzo, vedete, in questo modo sulla carta. Così dà ulteriore piazze. Asciughiamo. Vediamo qua. Ed ecco qua. Vedete com'è diventato? A me piace tantissimo. Ok. Mi prendo lo stencil. Io ho scelto questo perché avevo questo adesso portato di mano. E il colore bianco acrilico, io uso questo, e con il pennello per lo stencil andiamo a picchiettare. Ora io ho usato dell'acrilico bianco, ma si può usare anche delle paste in rilievo, come del gesso, effetto neve, ce ne sono di tanti tipi. Bene, ora che abbiamo asciugato, iniziamo con la decorazione. Ora iniziamo a mettere i nostri i fiori. Quindi ci servirà, mettiamo dietro, copriamo questo perché è venuto tutto sporco. Quindi io uso questo, ho del foglio adesivo che mi hanno regalato. Io gli metto questo e così non si vede lo scopo. Per fare la tag facciamo il taglio un pezzettino qua e per farla uguale me la metto dall'altra parte e taglio. Ora mi prendo questo, anzi prima lo coloriamo di rosso, via. Ci
Ce ne serviranno due di questi, quindi ne vado a colorare un altro. Lo attacco, cerco di prendere il centro. Ora prendo e mi faccio il buco in mezzo. Vedete qua? Ecco così. E anche dall'altra parte mi metto. Ed ecco qua la nostra tag, vedete di dietro è venuta pulita. Ora mi prendo un tampone e sporco un po' gli angoli. Prendo questo tampone che è questo, sempre da Pretty Kit l'ho preso, e sporchiamo un po' gli angoli e iniziamo ad attaccare i fiori. Vediamo se ci sta bene questa cartolina. Sempre con il colore, prendo il colore sepia, c'è scritto. Dalla parte sottile così. Poi mi prendo questo colore qua che è il Spring Green. Prendo il timbro White Love, questo. Ora prendo, gli striscio un po' di colore e timbro. Ecco, vedete? Ora prendo anche un po' di brillantini, sempre con, ho strisciato un po' questo e l'ho messo sopra, poi li fisso. Ora mettiamo il cordoncino. Visto che abbiamo scritto White Love qua, gli metto questo, sempre scritto Scent White Love, vedete? Ne prendo un pezzettino così. Così. Ora lo faccio passare al buco. Ed ecco qua la nostra semplice tag. Poi voi potete farla della misura che volete. Bene, questo è tutto, spero che sia stato di aiuto e ciao al prossimo video!